Patrizzi in panchina, Marcello Morena si gira con il sinistro, la palla penetra sul palo, errore di Bragaglia e c'è il vantaggio del Puzza all'Isola con Marcelo Morena. Prestazione Darius Gelvè. Yoshi va a toccare per Marcelinho, ancora un'indecisione di Bragaglia, Marcelinho va a siglare il 2-0, doppio vantaggio per il Puzza all'Isola. E Goncalves, Marcelinho, palla dentro per Zoppo, totalmente dimenticato dalla difesa della Cascina Orte. Zoppo va a risultare sutto lo spicchio riservato ai tifosi del Puzza all'Isola. Non che adesso sia diventata facile, ma 3-0 è un buon margine. Zoppo ruba un altro pallone, ancora Zoppo sotto le gambe di Bragaglia, doppietta di Alessandro Zoppo. Incredibile quello che sta succedendo al Palateatro. La capolista, la Cascina Orte, sotto 4-0. Finale di Villorba e ora portiere di movimento senza troppe maschere, Sampaio va subito ad accorciare, proprio lui. Va da Puertas, Sampaio viene incontro a Risabalaga, Egea, Cesaroni sul secondo palo, non c'è nessuno ma c'è Sampaio, doppietta del numero 17 a 6 secondi dal termine del primo tempo. Morena, cosa ha fatto Marcelinho? Niente, mister Angelini avrà fatto video, palla che finisce sul palo di Cesaroni, poi Morena vorrebbe andare direttamente in porta, l'anticipa Egea e poi Marcelinho con il contrasto va a fare 5-2 per il Puzza all'Isola. Sfortunata situazione per Egea. Marcelinho, gioco di gambe, finisce a terra, non c'è fallo, Sampaio della recuperata, palla per Egea, Sampaio sul secondo palo, tripletta di Sampaio, ma sono molte le polemiche del Puzza all'Isola per un contatto ai danni di Marcelinho. Ha accorciato però la Cascina Orte, sempre con Sampaio. Un eccellente primo tempo, vedremo se sarà per problemi fisici o meno. Intanto Vavà, spazio per il destro, Vavà! Che destro preciso e potente! 4 secondi al termine, portiere in movimento per la Cascina Orte che deve recuperare il gol di svantaggio. Sampaio, palla per Egea, lato corto dell'area, prova a mettere dentro sul secondo palo, c'è Puertas, 5 pari, pareggio della Cascina Orte a 25 secondi dalla sirena. Testa va in porta, è un passaggio per Basile, termina qui, parte Egea addosso a Patrizzi, subito parato il rigore da David Patrizzi. Va ora Zoppo con il destro, parata di Bragaglia, strepitosa risposta di Edoardo Bragaglia. Parte Sampaio con il destro, aveva intercettato l'angolo David Patrizzi. In corsa lunga del numero 18, indovina l'angolo Bragaglia, ma anche qui c'è il gol da parte di Yoshifumi. Va a Risabalaga, traversa e gol. Parte Marcelinho con il mancino, spiazza Bragaglia, si andrà all'oltranza. Segnato quest'oggi, parte Vavà, incastra la palla sull'angolino alto. Parte Lutta, va con il destro Lutta, la para Bragaglia, è finale per la Cascina Orte, anche in semifinale deve però avere la meglio del Puzza all'Isola solo dopo i calci di rigore, così come aveva fatto nei quarti con la Carli Sport Lo Gianco.